Thank you.
Cordiale saluto amici sportivi di Eleven Sport e ben ritrovati all'appuntamento con le dirette casalinghe dell'Ariosto Ferrara, una sfida questa da vivere con la possibilità di giocarsi una fetta importante di salvezza. Ben ritrovati da Enrico Monzanini e ben ritrovati anche a Beppe Celeghini. Sì, buonasera a tutti, ben ritrovati, è una partita importante soprattutto per l'Ariosto Ferrara, ancora inchiodata a 0 punti, a secco di vittorie, nonostante questo per 3 partite su 5 la sconfitta è stata di misura di un solo gol, quindi la squadra di Capitan Soglietti ha dimostrato comunque di essere sul pezzo, di valere forse qualcosa di più, anzi senza forse, sicuramente qualcosa di più dello zero in classifica. Tutto pronto con qualche attimo di anticipo sulle 5.30 di inizio, è iniziata in questo momento la sfida fra Cellini Padova e Ariosto Pallamano Ferrara. Per l'Ariosto Viloslada fra i pali, in cabina di regia Mariana Tanic con Mari Tomova e Angelica Manfredini, con la possibilità di un cambio attacco e difesa verosimilmente, perché ci sarà anche Tomova che dovrà agire, poi Katia Soglietti e Chiara Ferrara sugli esterni, Luciana Fabbricatore giocherà nel pacchetto dei terzini. La parata di Viloslada che va subito a dire di no al primo ingresso, ribadisco lo starting seven perché c'è stato un po' di confusione, Viloslada fra i pali, Tanic, Tomova e Fabbricatore le esterne, subito vantaggio di Tanic, Ferrara e Soglietti in ala, Manfredini in pivot, subito un gol per Tanic. Buona partenza della straniera dell'Ariosto Ferrara, ma anche della straniera in porta che ha compiuto un ottimo intervento consentendo la ripartenza alle padrone di casa che con Tanic ha sbloccato il punteggio e si è portato in vantaggio. Quanto riguarda Padova invece, tante novità anche per la formazione veneta allenata da Saadi Akberrahman, con Brock in porta, Martina Brock. Poi le grandi incognite di questa partita sono perché ci sono tanti gol in campo, con la maglia numero 21 al centro e Maffo a dirigere le operazioni, con la numero 14 la temutissima Vanessa Diogap, c'è anche Carrel Diogap con la maglia numero 4 impegnata in ala, e poi a completare con la maglia numero 10 in pivot Sara Arubi, che l'anno scorso abbiamo visto in posizione di ala, con la 8 Bevelin e Gianruva, ed infine in posizione, dato c'è il gol di Gianruva, in posizione di ala c'è Giorgia Meneghini. Dicevamo c'è un colpo subito da Fabbricatore che probabilmente ha preso un colpo in pieno volto, e Gianruva mette a segno la prima rete, e Gianruva e Diogap hanno messo a segno, come dicevamo prima in presentazione di partita, più della metà delle reti a referto in tutto il campionato per la formazione veneta. Sì, parliamo di atlete di grande spessore, giovanissime, con un futuro radioso. Anche Ferrara però in campo 3 giovanissime, Manfredini, Ferrara e Tomova, schierate nella formazione iniziale da coach Britos. Tomova va a cogliere la traversa, 1-1 al Pallaboschetto dopo 2 minuti, con la ripartenza cercata in maniera spinta da parte del play Maffo va a cercare Arubi, non c'è grossa condivisione, allora Gianruva mette le cose a posto. Diogap, ancora Maffo,
scambiano le due, eccolo l'incrocio giusto con Diogap che riesce a servire Gianruva, la difesa di Soglietti e Gianruva di forza para Villoslada, riuscendo a trovare con un doppio tocco la modalità di togliere il pallone dalla porta. Sì, sta dimostrando un ottimo inizio di partita l'estremo difensore dell'Ariosto, due interventi che hanno salvato la propria porta e Ferrara è in partita, un paio di conclusioni non hanno centrato lo specchio della porta di Padova, Padova con giocatrici importanti ma Ferrara che sta giocando alla pari. Padova che sta cercando di vivere un campionato un po' più tranquillo, qui gran palla con Soglietti che riesce a essere messa nella condizione di tirare praticamente con la porta spalancata, bello l'1-2 con Tanic per il nuovo vantaggio di Ferrara. Intanto c'è un colpo su Diogap che si lamenta, Tanic allarga le braccia per attestare, qualora ve ne fosse ulteriore bisogno, un'innocenza di campo. 2-1 per l'Ariosto dopo 4 minuti, sono due squadre che giocano una pallamano molto simile, spingono moltissimo sulla ricerca della seconda fase. Sì, poco gioco ragionato, tanta corsa e gol in questo momento, pareggia Padova, punteggio sul 2-2. Due minuti per Tanic intanto, mentre c'è da segnare giustamente a referto la rete, la prima rete in questa partita per Karel Diogap, capitana di questa squadra che si è buttata dentro con tutta forza. Primo due minuti generalmente si dà il giallo in queste situazioni, gli arbitri invece hanno ravvisato una gravità notevole per quel fallo che poi ha portato lo stesso alla rete del 2-2 e dunque inferiorità numerica. Coach Carlos Beritos rinuncia al portiere, gioca porta vuota in attacco per ristabilire la parità numerica, c'è Martina De Santis a dirigere le operazioni in centro, l'ex Salerno manovra ancora De Santis, va a cercare Fabbricatore, tentativo di Fabbricatore di penetrazione, rischio di persa, poi De Santis, bella soluzione per Tomova che trova la rete del nuovo vantaggio, ottimo attacco questo in inferiorità numerica e si sblocca la Tomova, la bulgara, bocca di fuoco di Ferrara e torna immediatamente però in parità il punteggio, sempre Padova ancora, se non ero con Diogap, a ristabilire il punteggio di parità. Stavolta è Vanessa Diogap che trova la prima rete della sua partita, tre pari dopo 5 minuti, due squadre molto molto aggressive nella metà campo avversaria che qualcosa concedono in difesa. Sì, sono due squadre che poco inclini alla manovra, pronte subito a ripartire in contropiede, a concludere in velocità. Ferrara ancora senza portiere che ritorna fra i pali in questo momento, rischio di palla persa, Chiara Ferrara per De Santis. Fallo su De Santis con Manfredini che va a rimettere il pallone in movimento, passivo chiamata Ferrara, ecco la Tomova che prova la conclusione, non si abbassa questa traiettoria con il pallone che finisce direttamente sulla rete di protezione del Palaboschetto, ripartenza rapidissima di Padova, grande giocata di Gianruva che trova una giusta chiamata qui, rigore abbastanza netto per il fallo di De Santis, sarà proprio Gianruva ad andare a cercare la trasformazione, altra giocatrice di una forza fisica clamorosa, un po' come le sorelle Diogap. Che talenti che sono queste ragazze qua, formano un nucleo veramente importante per la Cellini Padova, sono atlete tutte giovanissime con una proiezione di miglioramento futuro, tanto trasforma la massa punizione e Gianruva, tutte atlete che possono diventare ancora molto molto più importanti nel panorama del campionato italiano. Primo vantaggio per Padova con Gianruva che mette a segno la sua seconda, mette a referto la sua seconda rete, il tutto sotto gli occhi del selezionatore della nazionale Beppe Tedesco, nazionale femminile, quindi tanto materiale qui da poter guardare. C'è il fallo di Soglietti su Gianruva, allora inversione di possesso qui, scavalcata addirittura Fabbricatore da Dioga per la parata da parte di Villoslada, quarta parata in questa partita per Marta Villoslada, Tanic per Soglietti, Soglietti si fa ipnotizzare da Brock, contropiede aperto, forse Soglietti aveva il corridoio per entrare, probabilmente sì, e brave entrambe le portieri di entrambe le squadre, tutte e due protagoniste in questo avvio di partita, soprattutto Villoslada dalla parte del Ariosto Ferrara che ha già compiuto almeno 3 interventi decisivi. Giro palla da parte di Maffo trova Diogap e Gianruva,
ancora di Ogab, gran palla cercata per Arubi, c'è la difesa regolare da parte di Manfredini, per l'arbitro invece l'anticipo non è corretto a termini di regolamento, si riprenderà con un altro 9 metri Egyan Ruva, palla non semplice per Maffo che comunque controlla, Maffo va dentro di forza, che giocata da parte di Maffo che trova il modo di entrare in difesa, tutto da rifare, c'è anche il giallo per Fabbricatore e allora si riprenderà con il doppio vantaggio per Padova. Se tanto mi dà tanto la segnalazione del tavolo, insomma, dopo che si è iniziato a dare dei 2 minuti, il giallo non è più conforme. No, assolutamente, anche perché è un inizio di partita abbastanza tranquillo, un paio di falli di Tanic sanzionati, ma non vedo tutta questa animosità in campo. Decisamente no, è una partita comunque molto corretta, anche se molto fisica. Tomova per Tanic, la difesa di Diogap è molto aggressiva, Tomova dentro per Manfredini, Tomova non è entrata la palla, che sfortuna, qui c'è tanto effetto e molta bravura di Brock. Bravissima Brock, sfortunata Tomova perché il pallone ha l'effetto, l'ha tenuto dentro la linea di porta, ancora in campo per... l'errore di Villoslada e la parata ci mette una pezza, e qui è andata a mettere davvero un gran cerotto, un errore in ripartenza, l'errore di Padova. Ferrara attacca per il meno uno, Tomova para Brock, si sta esaltando il portiere di Padova. 3 interventi consecutivi veramente prodigiosi del portiere ospite Brock. D'altra parte anche sul fronte padrone di casa Villoslada sta perfezionando diverse parate importantissime, direi 2 estremi difensori sugli scudi in questa prima fase di primo tempo. Decisamente sì, portieri in grande evidenza, qui Meneghin va a cercare Maffo, Maffo prova a deludere l'intervento di Manfredini, gran palla qui per l'ingresso in area, e attenzione che per Tanic è il secondo due minuti per Tanic, e rigore, non una grandissima prospettiva questa. Decisamente Tanic aggressiva in difesa, un paio di interventi sanzionati come giusto che fosse, d'altronde l'enorme fisicità e atletismo delle ragazze della Cellini Padova impone una difesa altrettanto aggressiva, perché l'atletismo delle ospiti è veramente molto molto importante. 9° minuto di gioco, 3-5 per Padova che va sull'attacca dei 7. Egyan Ruva trova la maniera di spiazzare ancora una volta Villoslada. Egyan Ruva è massimo vantaggio per Padova, questo un +3 con anche l'uomo in più, diciamo una prospettiva molto lusinghiera. Sì, primo break della partita, d'altronde le ragazze della Cellini Padova stanno disputando un'ottima partita, concretizzano in attacco e in fase difensiva la difesa ultimamente un rebus irrisolto per le padrone di casa, e poi c'è il portiere che sta perfezionando interventi davvero prodigiosi. Fabbricatore qui va a scontrarsi contro il muro difensivo di Padova, De Santis, Tomova, c'è il varco, prova a tirare a Tomova, qui c'è il fallo giusto chiamato da parte degli arbitri, lo ammette Egyan Ruva, ancora una volta in attacco l'Ariosto con De Santis che vuole giocare in posizione di centrale, manca la porta Tomova, questa era un'azione aperta da sfruttare meglio. Assolutamente sì, aveva tutto lo specchio davanti della porta, gli aveva fatto un ottimo intervento De Santis, tanto allunga ancora Padova. Che gol da parte di Diogap che ha trovato veramente una conclusione difficilissima. Karel Diogap, sorella di Vanessa, con due ragazze, queste due sorelle che a pallamano sanno giocare. Time out coach Carlos Brito sul 7-3. Non solo sanno giocare, che tecnicamente sono veramente qualcosa di eccellente, e che hanno una fisicità e una potenza da poter esercitare sul terreno di gioco molto difficilmente, è molto faticoso da contenere per le difese avversarie. Assolutamente sì, oggi tra l'altro Ariosto in emergenza per le assenze della lungodegente Visentin ma anche di Crostello Biundo, rotazioni più corte per coach Carlos Britos, che potrebbe anche insomma guardare in panchina quella Carlotta Poderi che tanto farebbe comodo, a maggior ragione vista la situazione in questo momento di Tanic che dopo soltanto 10 minuti, quindi un sesto di partita, ha già praticamente l'ammonizione sul groppone, perché insomma un altro 2 minuti e la partita per lei è finita.
Sì, è una, bisogna stare molto attenti perché non si può correre questo rischio. D'altronde Mariana Tanic è una giocatrice esperta, io confido che sappia amministrarsi come si deve fare in queste occasioni, perché come dicevi giustamente tu, con tante assenze rischiamo di avere in campo con Ferrara con veramente solo giovanissime. Assolutamente sì, linea Green che in questo momento viene momentaneamente accantonata, fuori Manfredini, dentro Fernanda Marrocchi, giocatrice probabilmente più confacente alla capacità di battaglia fisica che Padova sa mettere in campo, con tutto che Angelica Manfredini conosce molto bene tutte le ragazze di Padova, visto che ma è quella linea under 2000 che in questo momento porta tanto, tante fortune anche alla nazionale azzurra femminile. Tomova, De Santis, palla difficile per Soglietti, ancora De Santis, c'è il fallo di Marrocchi, è difficile da dire perché noi eravamo concentrati sulla manovra. Qui Meneghin perde la palla, perde la maniglia, può ripartire Ferrara a rischio, l'errore da parte di De Santis, poi si scontrano Dioga Pegarrua, ancora Dioga Pegarrua che trova il gol in contropiede, quarto gol per Bevelin Pegarrua e adesso è massimo vantaggio per gli ospiti. Che giocatrice che è Beverly Garrua, è incontenibile quando stacca in terzo tempo e c'entra il palo più lontano, è una giocatrice veramente difficile a contenere, qualità sopraffina e velocità e anche atletismo, queste sono giocatrici che fanno la differenza. Fabbricatore, tocca per Ferrara, Tomova prova, prende una murata piena Tomova da parte di Maffo, gioca invece Fabbricatore una gran palla per Chiara Ferrara, palo che aveva fatto la giocata giusta perché aveva mandato Brock sull'altro palo, non è riuscita poi a completare la giocata. Yoga per Maffo, l'Ariosto è in enorme difficoltà, 5-0 di parziale aperto. Sì, anche perché Padova vive sulle ali dell'entusiasmo, sta riuscendo tutto con merito, difendono benissimo e da lì partono poi attacchi in velocità concretizzati da Dioga, da Pegarrua, giocatrici che davanti al portiere difficilmente sbagliano. 5-0 pesantissimo questo per l'Ariosto, con Maffo che prova ad allargare nuovamente, stavolta viene fischiato lo sfondamento con Fabbricatore che in palleggio se ne va, Fabbricatore tutto da solo, grandissimo gol da parte di Luciana Fabbricatore, probabilmente ha preso anche un colpo al volto, qui Luciana ha fatto tutto il campo, rompe il break, neanche da dire perché dall'altra parte c'è una scatenata Vanessa Dioga che subito ristabilisce le 5 reti di vantaggio per Padova. Tomova, palla per Marrocchi, Marrocchi viene fischiata l'invasione, ho qualche dubbio sinceramente su questa invasione. Qualche dubbio anch'io, però l'arbitro era lì a pochi passi, neanche fortunata Ferrara, Marrocchi, io speravo che rientrasse in campo perché il suo atletismo, il suo agonismo serviva, però un fallo e un'invasione, Marrocchi deve incidere di più in questa partita. Assolutamente, è necessario che Marrocchi entri in maniera prepotente in questa partita. 9-4, attacca ancora Maffo, palla per Dioga, Maffo, eh sì, corretta, anche in questo caso probabilmente la decisione è quella giusta perché braccia molto alte da parte del Fabbricatore sul volto di Maffo, altri due minuti e adesso diventa molto complicata la partita perché l'Ariosto in 12 minuti ha giocato 6 minuti in inferiorità numerica. Stavo dicendo proprio questo Enrico, metà della partita l'Ariosto Ferrara l'ha disputata con una giocatrice meno in campo, già non è semplice risolvere il rebus Cellini Padova in parità numerica disputando il 50% del tempo che fino adesso è intercorso in inferiorità numerica, diventa un'impresa veramente titanica. E Pegarrua contro Villoslada, Villoslada dice di no e poi Pegarrua è molto brava perché arriva per prima sulla palla, va detto che oggi Villoslada sta parando anche molto bene, non è aiutatissima dalla difesa. No, dalla parte opposta Padova sta erigendo un muro pressoché invalicabile per le ragazze in divisa nera, mentre sul fronte opposto Padova troppe volte ha lo specchio della porta spalancato davanti per le conclusioni, altra palla persa con De Santis e Ferrara che non si intendono. Sta facendo fatica De Santis in cabina di playmaking, senza Tanic c'è qualche difficoltà in più, Pegarrua fa 20 metri palla al piede, poi anche sfortunata Ferrara perché qui la palla vagante viene presa da Rubi che era forse la giocatrice più marcata possibile. Si lamenta anche a Rubi che voleva probabilmente anche una situazione ulteriore al 9 metri. Marrocchi comincia ad alzare il tenore della difesa, l'arbitro guarda malissimo sia Marrocchi che a Rubi. Vanessa
Carella Diogap con Ilian Ruva, altro rigore. No, qui invece non sono minimamente d'accordo. Sul due minuti di Marrocchi non sono proprio d'accordo. Doppia inferiorità numerica, adesso diventa molto difficile da gestire. Occorre un attimo, io fossi coach Brito schiamerei time out, proverei a riordinare le idee perché c'è molta confusione in campo, poche certezze difensive, tanti falli, d'accordo che come dicevamo prima l'efficacità delle giocatrici di Padova è difficilmente contenibile, però qualcosa di meglio si può e si deve fare. Ancora Gianrua contro Villoslada, si ripropone la sfida e stavolta Gianrua mette subito alle spalle, sono già 6 le reti. Pardon, giusto, Diogap, hai fatto bene a dirmelo. Cambiato rigorista dopo l'errore. È andata Carrella Diogap che sale a 3 e Gianrua ferma, si fa per dire, a 5, comunque top scorer di questa partita. 15esimo minuto del primo tempo, nuovo massimo vantaggio 11-4 per la formazione veneta. Qui Tomova va a rompere il digiuno con la sua prima rete. Si è sbloccata Mari Tomova, poi c'è l'errore dall'altra parte di una Padova che qui dimostra anche un pizzico di ingenuità, perché con tanto vantaggio si poteva gestire. Fuori luogo un tiro centrato da lontano, in precedenza il rientro in campo di Mariana Tanic ha fatto sì che sia arrivato un ottimo pallone per Tomova, che questa volta ha centrato lo specchio della porta superando il portiere ospite e sbloccando anche questa anemia di gol per l'Ariosto Ferrara. De Santi subisce fallo, è un po' un metro diverso di giudizio, un solo cartellino giallo per Padova, 5 già le esclusioni, sono tante 5, sono tante, comunque Ariosto in qualche modo che riesce a tornare in possesso di palla. Tomova per Ferrara, non può attaccare Ferrara, ancora Tomova, 1 contro 2. De Santis, pallaccia per Soglietti che riesce a tenere comunque in campo il pallone. Tanic, ancora Soglietti, posizione defilatissima, sbatte su Brock che va a far ripartire l'azione. Che palla di Brock per Meneghin, tutta mancina, grande gol, davvero una gran bella azione questa da parte della formazione ospita con Giorgia Meneghini. Ma che passaggio di Brock, niente da dire, applausi, portiere che fa un'apertura a tutto campo per Meneghin che sola davanti a Villoslada la supera con un calibrato pallone schiacciato sotto le gambe del portiere spagnolo della Riosta. 5 gol segnati sono molto pochi, qui Tanic va a dare una mano e arriva anche il primo 2 minuti nei confronti di Padova con Egyan Ruva che finisce in panchina per 2 minuti. Tanic mette invece a segno il suo secondo gol di questa partita. Un po' di cambi anche per Ferrara che con l'unità in meno adesso si piazza in 5-1 con Fabbricatore verosimilmente in aggressione su Diogap. E adesso è un momento topico di questa partita. Altro cambio per Padova, in campo anche Angela Prela a manovrare con giustamente Diogap che va a isolarsi in ala per non perdere già la difficoltà di manovra vista l'unità in meno. Meneghini tocca per Diogap, Maffo, Prela, la circolazione molto veloce da parte di Padova, Maffo trova il varco, c'è la conclusione, qui Maffo si è lasciata forse un po' cadere, ha capito che il momento è anche abbastanza propizio. Sì, sta forse esagerando nell'individualismo la giocatrice col numero 21, però Ferrara sta, dopo il time out, sta stringendo le maglie in difesa e Padova fa un po' più fatica. Diogap sfugge dalla difesa di Tomova, sono finiti probabilmente i passaggi, ma c'è la recuperata da parte di Tomova che lotta, gran palla cercata per Marrocchi, ma troppa fretta, lì ci si poteva fermare. Sì, anche perché ormai Padova aveva recuperato con 4 giocatrici in fase difensiva e di conseguenza non c'era più lo spazio per lanciare la compagna in contropiede. Diogap va a cercare Prela. C'è un fischio. Forse time out. Sì, time out per Padova. E c'è anche un rimbrotto verbale alla panchina di Ferrara per intemperanze tra il commissario e il vice di coach Carlos Britos, Giovanni Tieghi, il conciliabile abbastanza vivace, probabilmente il tema del contendere è la vivacità di coach Britos, che però insomma
si sta vedendo in questo momento un metro arbitrale un po' dispari. Sì, Tieghi si è inserito al posto del coach, che era già da qualche minuto che discuteva con il giudice, poi Carlos Brito si è interrotto la dialettica per eseguire il time out e parlare con le sue ragazze. Al posto suo è intervenuto Giovanni Tieghi, che sta ancora discutendo però in maniera abbastanza pacata e pacifica con il giudice. Siamo ormai verso la fine del primo tempo. Padova, possiamo dire, meritatamente in vantaggio, punteggio di 12-6, con Ferrara che soprattutto come imperativo ha da riordinare la fase difensiva, più aggressività, maglie più strette per rendere più difficile la fase difensiva alla Cellini Padova. Padova comunque meritatamente avanti per 12-6 in questo primo scorcio di gara. 18 minuti di gioco, 12 per chi attacca, 6 per chi difende, molto basso il punteggio. Qui c'è un errore nella gestione con Marrocchi che va a cercare Tomova. Tomova si appoggia su De Santis, ancora Marrocchi, Soglietti, bella palla questa per Marrocchi che apre per Soglietti che non può attaccare. De Santis, Tomova, palla per Fabbricatore, Farabrock. Qui probabilmente è stato un tiro corretto, scoccato in una maniera abbastanza affrettata, non c'era la chiamata del passivo, la situazione però chiamava il tiro. Sì, Fabbricatore si è trovato in posizione da ala, ci ha provato, ha chiuso benissimo lo specchio della porta Brock, l'estremo difensore ospite, e ha respinto il pallone. Prela, la palla per Meneghini, Meneghini ancora, torna da Prela, la palla per Maffo, gran palla per Gianruva, questa è una super giocata con Gianruva che trova la rete numero 6, 13-6 più 7 nuovamente. Tomova prova ad accelerare, Tomova qui subisce il fallo, altro due minuti, stavolta è Diogap che viene sanzionata e adesso anche Padova comincia a dover scontare qualche sospensione. Beh, è normale che sia così, il metro arbitrale ormai abbiamo visto com'è, nelle prima fase del primo tempo i falli erano tutti di Ferrara, obiettivamente alcuni erano sanzionabili perché il fallo c'era. Ferrara sta facendo più fatica di Padova a superare la difesa avversaria, ci sta provando adesso De Santis con Tanic, Tomova che accorcia le distanze per l'Ariosto Ferrara, il punteggio è di 13-6 a 7. Meno 6 a 11 minuti dal termine del primo tempo, partita che si può ancora riprendere e Ferrara forse lo sta facendo nella maniera corretta, cioè evita di far correre Padova, che è probabilmente l'errore maggiore che si può fare. Assolutamente sì, i giocatrici di Padova sono incontenibili in campo d'aperto, difesa molto più attenta Arcigna e sperare di ricucire il Ferrari. Prela prova a saltare la linea difensiva, c'è il 9 metri, molto brave qui Marrocchi e Manfredini. Maffo riceve da Gianruva, poi gestisce nuovamente questo pallone, ancora Prela, Meneghini per Maffo, uno contro uno di Diogap, gran bordata e il possesso torna nuovamente a Padova per l'invasione di Fabbricatore. Aveva parato anche in questo caso Villoslada, e lo ripetiamo, sta parando anche bene. Qui non è cattiva Tomova sulla palla persa, Gianruva invece piega le mani di Villoslada. È a 7 Gianruva, contropiede di Ferrara con Fabbricatore che trova la conclusione sotto l'incrocio, secondo gol per lei. Adesso il punteggio si sta alzando molto. C'è da dire che Padova arriva sempre prima sulle seconde palle, e questo è una costante che si sta ripetendo da inizio partita. Sono dettagli che influiscono nell'andamento della gara, senza nulla togliere al merito della Cellini Padova. Dentro anche la terza di Oga Pivana. Carell va a cercare Gianruva, ancora con la gestione del pallone Carell Diogap, c'è l'infrazione, non c'è la possibilità di spingere in contropiede. Tomova prova a cercare invece la soluzione Manfredini, ancora Tomova, forse passi, corretta qui la segnalazione dell'arbitro, ha commesso passi Tomova, consegna il contropiede a Meneghini che spiazza per il massimo nuovo vantaggio, altra rete di Meneghini. Si vola nuovamente sul +7, toccato nuovamente il
massimo vantaggio quando il minuto è il 22esimo e Meneghini è comunque un fattore di questa partita. Anche perché viene lanciata ottimamente e trova corridoi da praterie da poter percorrere e trovarsi sola davanti al portiere di Ferrara. De Santis per Tanic, doppio play in campo per coach Britos. Tomova, Tanic salta la prima linea, eccola De Santis che viene braccata. Bisognava scaricare su Soglietti perché il raddoppio di fatto libera l'ala. La palla per Tanic, 22 di gioco. Tomova, ancora Tanic, uno contro uno, palla persa, non c'è il fischio da parte dell'arbitro. Diogap in contropiede in campo aperto, Ivana Diogap trova un gran gol in questo caso, perché probabilmente sotto fallo, prima rete per Ivana Diogap e c'è il time out per coach Britos, è una furia. E anche la terza delle sorelle Diogap va a iscriversi a referto, contropiede in campo aperto, è sola davanti al portiere, non ha lasciato scampo a Viloslada. Quelle che sentite in sottofondo sono le urla di coach Britos che sta facendo tremare i muri del pallaboschetto, evidentemente è non contento il trainer della formazione di casa. Il punteggio parla da solo, Ferrara raddoppiata nel punteggio dalla Cellini Padova, 16-8, punteggio impietoso che rischia di rendere ancora più difficile la posizione di classifica dell'Ariosto, solo ultimo in classifica a 0 punti. È una situazione molto complicata quella dell'Ariosto di classifica, che necessariamente richiede punti. A Cassano Magnago ci si è andati molto vicini, ma alla fine è arrivata una sconfitta, la quinta in altrettante gare. Prossimo trittico di partite è fondamentale, compreso oggi più due, più le prossime due sono davvero appuntamenti fondamentali, perché il rischio per l'Ariosto è quello di complicare tantissimo la propria situazione di classifica. Non c'è nuovo cambio con De Santis che resta al centro, Tanic che gioca terzino contro mano. No, arriva l'inversione tra Tanic e De Santis con la serba che finisce in mezzo e De Santis che invece gioca sulla casella di terzino destro. Tanic per Tomova, De Santis, ancora Tanic, Tomova è schermata da Meneghini. Questo è un fallo molto brutto perché è arrivato il colpo in faccia. Qui eccesso di veemenza da parte di Karel Dioga, perché la manata si è vista abbastanza nettissima, fra l'altro sul volto di Mariana Tanic. Fra l'altro è partita molto intensa dal punto di vista fisico, le ha prese e le ha date da inizio partita la giocatrice serba. Questa volta il colpo ha lasciato a terra la centrale di Ferrara, non sembra nulla di grave. La botta c'è? Sì, la ragazza si tiene ancora le mani sul volto, il medico di casa sembra tranquillizzare. Tanic rimane in campo, ancora una mano sulla guancia sinistra della bionda bosniaca, però rimane in campo e si riparte. Sì, credo sia andata anche abbastanza di lusso a Karel Diogap, perché qui potevano starci anche gli estremi per, ripeto, non c'era cattiveria, si vedeva, era evidente che Diogap non fosse entrata con cattiveria, però abbastanza netto l'intervento, in grave ritardo su Tanic, mano direttamente sul volto a una giocatrice in piena azione di penetrazione in area. È evidente che insomma vada a creare dei danni. Gran palla qui di Tanic, rifiuta l'attacco fabbricatore, prova ad attaccare tutto da solo Tanic, spara Brock, e qui è stata brava Brock. Però questa volta Ferrara aveva costruito veramente una pregevole azione offensiva con lancio a tutto campo di Tanic per fabbricatore, liberata la conclusione, e ancora una volta Brock frustra la bella azione offensiva della Ariosto Ferrara. Maffo, palla per Egyan Ruva, buono il recupero da parte di Tomova che prova ad andarsene in palleggio, se ne va e trova anche il gol. Molto brava qui Mari Tomova, terza rete per lei, diventa top scorer di Ferrara, meno 7 dopo aver toccato il massimo svantaggio sulle meno 8, 7 al termine. L'obiettivo è tornare sulle 3-4 lunghezze di distanza in questo primo tempo. Sì, Tomova brava soprattutto nel recupero, poi lanciata in contrapiede non ha sprecato l'occasione davanti al portiere avversario. Ruva rischia la persa, poi Prela, altra recuperata da parte di Tomova, Maffo in qualche modo, poi Prela,
gran palla qui per la super giocata da parte di Vanessa Diogap, che cadendo ha baciato il palo. 17-9, punteggio altissimo. Ma in questo caso era imparabile, pregevolissima la conclusione di Dioga, però Ferrara sta difendendo meglio, Padova sta facendo più fatica a trovare la conclusione, anzi come in questo caso occorre una prudenza di Dioga per andare alla conclusione, poi bravissima lei che trova il secondo palo e il gol. Tomova qui manca completamente la porta, sta tirando più non posso la 44 classe 2002. Ma non è lucidissima oggi, specialmente nel tiro in doppio appoggio, meglio in penetrazione da contropiede. In campo Manfredini per Tanic, e l'Ariosto è nuovamente a meno 8. Adesso la palla in mano ce l'ha Padova. Diogap rischia la persa, non si fida Tomova ad uscire. Grande giocata da parte in questo caso di Egyan Ruva, che fino all'anno passato giocava a pivot, poi da terzina ha trovato anche una certa confidenza. De Santis, 5 al termine del primo tempo, 17-9, Tomova per De Santis, non attacca Fabbricatore, Tomova va a trovare il gol, gol numero 4 per Mari Tomova, è l'unica che però nonostante gli errori si sta prendendo la responsabilità di tiri pesanti. Vero, perché latitano, ci sono giocatrici esperte in campo, da Katia Soglietti a Fabbricatore a Marocchi, però le responsabilità se la sta prendendo la giovanissima bulgara Tomova, con un anche percentuali dignitose, perché ha trovato la rete e sta tenendo quantomeno in partita Ferrara sotto di 7 gol della, passi, quindi vanificata la rete del 18° gol di Padova. Questo fischio è un balsamo per Ferrara, qui Diogap rischia anche la chiamata di flopping, c'è poi il 7 metri per il fallo di Maffo, brava De Santis qui a trovare il giusto corridoio, vediamo se Soglietti va a battere, sì è proprio Soglietti che va a battere. C'è il cambio in porta. Probabilmente verrà chiesto un cartellino per coach Britos, ma qui l'errore è del tavolo, perché qui al di là del modo e delle modalità, anzi no, è arrivato prontamente, ha fatto bene, qui ottima chiamata del tavolo che dice mi prendo io la responsabilità di far ripartire il tempo con qualche secondo di ritardo, ottima gestione in questo caso. In porta c'è un cambio, parata di Enabulele che però non toglie la rete a Katia Soglietti, soltanto sporcata questa conclusione, seconda rete per Katia Soglietti, meno 7, 4 dal termine, torna in porta Brock, 18-11, sono troppe 18 reti nel primo tempo per pensare di rimanere in scia, Ariosto dovrà girare decisamente ad un ritmo difensivo più alto se vorrà provare a riaprirla nella ripresa. Adesso la partita sembra abbastanza indirizzata, Maffo, Eghi Arruva, forse passi anche in questo caso, qui sbaglia Diogap. Eccesso di leziosità per Padova, che con il punteggio che sta prendendo proporzioni decisamente ampie e favorevoli alle venete, si lasciano prendere in qualche leziosismo. Tomova, ancora lei, accorcia le distanze portando a 12 il punteggio dell'Ariosto contro i 18 della Cellini Padova. Cambio corretto qui fra Vanessa e Ivana Diogap, perché Diogap aveva perso completamente i giri su Mari Tomova. 3 al termine, meno 6 per l'Ariosto, punteggio ancora molto largo in favore di Padova. Queste sono un paio di difese molto importanti, credo, per l'economia della partita intera. Maffo, Egyan Ruva, viene fermata da Tomova, la palla è per Prela. Prela, grande gol, grande gol. Poi c'è anche 2 minuti per Tomova, ma questo è veramente un gran gol di Angela Prela, perché è andata a mettere pallone sopra la spalla del portiere Villoslav. Dici bene Enrico, questo è un gran gol, ma anche tutta l'azione è stata costruita pregevolmente con grande qualità, però è così che deve essere, cioè a Padova deve essere concesso da parte di Ferrara solo di andare alla conclusione in maniera difficile, complicata. Poi se le giocatrici della Cellini Padova sono brave, come si sono dimostrate fino adesso, a realizzare, buon per loro, ma non regalare o conclusioni facili come è stato nella prima fase del primo tempo.
sceglie l'extra player per questi ultimi 150 secondi coach Carlos Britos. 19-12 Padova fino a questo momento molto vicina alla perfezione. Ferrara 19 reti subite, sono davvero troppe. De Santis, la palla per Tanic. Tanic cerca e trova fabbricatore, palla per Marrocchi, di forza Fernanda Marrocchi, trova la rete, trova la rete del nuovo meno 6 con 2 minuti netti da giocare e un'inferiorità numerica che mai come in questo momento pesa, perché Ferrara sembrava prima del 2 minuti di Tomova poter avere la forza per cercare di accorciare le distanze. Sì, dopo un momento di appannamento aveva trovato lucidità all'attacco dell'Ariosto Ferrara, ma questa defezione, e infatti ne approfitta ovviamente la Cellini Padova centrando il secondo palo e portando a 20 le marcature. 13-20, qui rischia la persa, fabbricatore rimane comunque in posizione offensiva Ferrara. Altra volta in attacco con l'extra player per Ferrara, che deve gestire un complicatissimo meno 7. Soglietti, De Santis, Ferrara, ancora De Santis, la palla per fabbricatore. Attenzione perché c'è la porta vuota. Prela, vabbè, trova il gol. Qui non funziona il cambio con l'extra player. 21-13, si torna sul più 8. Adesso la partita è molto complicata. Non ci voleva proprio, errore banale, gol regalato quando la strada è in salita, decisamente in salita. Concedere anche questi cadeau non è proprio il caso. Padova, cinismo, qualità, bravura, ne approfitta e alza ancora il proprio punteggio. Punteggio decisamente alto per le venete, 21 reti contro le 13 della Rioja. De Santis prova a entrare di forza, c'è il fallo, deve andare a una conclusione rapida Ferrara. Probabilmente ci potrebbe anche essere la possibilità di chiamare un time out. Tanic, para Brock e recupera palla fabbricatore. Qui c'è il furto da parte di fabbricatore che effettua una giocata di esperienza. 21-14. Di esperienza di Luciana Fabbricatore, ma è la prima volta che la difesa di Padova concede e regala qualcosa. Sperava Ferrara ad approfittarne. Conclusione che finisce out. Villoslada va a tirare a porta sguarnita. Finisce il primo tempo. Sono 7 le lunghezze da recuperare. 21-14. Troppe le 21 reti subite nel primo tempo. A tra poco.
Di nuovo collegati dalla Pala Boschetto di Ferrara, amici sportivi di Eleven Sport, da Enrico Monzanini e Beppe Celighin, un cordiale ben ritrovati. C'è una montagna da scalare per Ferrara, c'è un bottino da difendere per Padova, 21 le reti messe a segno nel primo tempo per le Venete, 14 quelle soltanto da Ferrara. C'è il piede di Egyan Ruva che viene punito con il fischio degli arbitri. Ancora Tomova va ad attaccare lateralmente. Tomova, grande gol questo da parte di Mario Tomova. Sì, dici bene Enrico, c'è la montagna da scalare per Ferrara. Tomova ha subito compiuto il primo balzo con una rete veramente di pregevolissima fattura. Ora corre a stringere le mani in difesa, ma invece subito ristabilisce le distanze la Cellini Padova. E Maffo va immediatamente a rimettere le distanze maturate nei primi 30 minuti fra le Venete e le Emiliane. Ferrara deve necessariamente tenere non oltre le 32 reti complessive Padova se vuol provare a vincere, ma è comunque difficilissimo. Molto complicato, le ospiti sono già a quota 22 e soprattutto alla primo attacco subito hanno concretizzato. Ora è Katia Soglietti per De Sanctis e Tanic che prova la percussione. Tomova questa volta si fa ribattere dal portiere padovano, poi manca la presa sul servizio di Soglietti e riparte Padova. Sì, corretta la segnalazione dell'arbitro per quanto concerne i passi messi a segno da Karel Diogard. Soglietti prova ad entrare forte, ma c'è la giocata difensiva di Padova che blocca l'incedere. Tomova si mette praticamente in proprio, trova la rete numero 7 della sua partita. Dietro di lei c'è abbastanza il vuoto, molta confusione in attacco, 2 minuti di gioco, una rete rosicchiata al vantaggio di Padova. Sì, Tomova brava, abile, molto personale l'attacco dell'Ariosto Ferrara. Ormai è tutto sulle spalle della giovane bulgara, grande qualità, ci sta anche prendendo perché 2 reti sono sue in questa ripresa, però rischia di mandare fuori giri le compagne e da solo in questo sport non si vince. Maffo viene fermata da Marrocchi e da De Sanctis, la giocata ancora della centrale padovana. Egyan Ruva forse con un'invasione, qui perde la maniglia Meneghini, non facile questa palla, può attaccare Ferrara per il meno 5. Tomova, la deviazione, troppa fretta da parte di Tomova. In questo caso poteva anche ragionarci, è chiaro che insomma si sente abbastanza in grip. E qui gol, mette a segno Marrocchi, meno 5. Accorcia le distanze Ferrara, c'è bisogno di fermare Marrocchi, la sua fisicità, la sua aggressività in difesa deve essere un fattore, deve ergersi a muro e in attacco quando servita con palle filtranti deve trovare lo specchio della porta. Marrocchi nel primo tempo è un po' mancata, in questa ripresa una rimonta di Ferrara passa anche per le sue qualità. Assolutamente sì, anche per la fisicità di Fer Marrocchi, viene chiamata la difesa aggressiva Diogap, ma qui c'è la grande parata di Villoslada che dice di no a Diogap. Attenzione, a pallone verticale, Fabbricatore lo raccoglie, la rete meno 4, gran parata di Villoslada. Gran parata di Villoslada, poi è partito un contropiede con una palla perfetta per Fabbricatore, ancora Villoslada che ferma l'attacco delle giocatrici ospite. Tomova lasciata in contropiede, trova ancora la rete, break di Ferrara che sembra essere ritornata dall'intervallo con uno spirito decisamente diverso. E il coach delle ospiti da Cellini Padova, gioco forza, chiama time out, costretto ad interrompere questa inerzia che Ferrara si è guadagnata col sul campo e trascinata da Tomova e da una difesa finalmente all'altezza sta ricucendo il punteggio, ora è a meno 3. 5-1 di parziale in 3 minuti e mezzo, sintomo che se vuole Ferrara questa partita la può anche riaprire. Un 5-1 di parziale molto chiaro con una difesa di Padova che ha letteralmente sbragato e invece Ferrara che ha trovato 2 ottime parate di Villoslada che hanno aperto i contropiedi giusti. Ti dico Enrico, io cominciavo a non crederci più, pensavo ormai si potesse parlare di miracolo, un'eventuale partita riaperta, invece mi devo ricredere. Applausi alle ragazze di Coach Britos in maglia nera che, guidate da Tomova, infallibile in fase offensiva, hanno riportato il punteggio
a tiro delle padovane, che ancora conducono con tre margini di vantaggio, però adesso la partita è un'altra partita ed è tutta giocabile, anche perché mancano 25 minuti, quindi di fatto c'è un secondo tempo intero da giocare. Mancano 26 minuti, inizia adesso il 25esimo, il quinto minuto di gioco, e è chiaro che tre reti di distanza sono diverse dalle 7 con le quali si era chiusa la prima frazione di gioco. Diogap per Maffo, Egyan Ruva, ancora Karel Diogap, scambia con Maffo, Vanessa Diogap, cerca il centro, Maffo, bella questa circolazione, Villo Slada, ancora, ormai ha chiuso la porta. Prestazione da incorniciare, Villo Slada, questa partita un'impronta importante la sta dando lei, ora una palla contesa con Marocchi che grintosamente ne esce col pallone in mano. Fernanda Marocchi, quando ha tutte e due le mani sul pallone è praticamente impossibile toglierglielo. De Santis, chiamata di passivo, Tomova, tre passaggi al termine, deve fare presto Ferrara, arrivare alla conclusione. Tomova per Fabbricatore, o tira o c'è l'inversione, c'è la murata da parte di Padova, se ne va addirittura in palleggio Padova con il contropiede aperto. Arubi mette dentro il gol del più 4. Sì, questa volta nulla può Villo Slada con l'avversaria lanciata a rete completamente sola. Tanic questa volta, brava la bosniaca a superare Brock, servita ottimamente, non ha sprecato l'occasione. Molto brava Tomova, che ha perso il vizio di tirare alla prima occasione, qui ha trovato invece un grande passaggio smarcante per la giocata di Mariana Tanic. Meno 3 con tutto un secondo tempo da giocare, fa la mano uno sport strano anche per questo. Ti dicevo prima, io cominciavo a pensare che si potesse parlare solo di miracolo, invece bravura e abilità, applausi alle ragazze di Ferrara che hanno rimesso la partita. Ora spreca Padova, spara alto e Gianruva può attaccare Ferrara con Villo Slada che va a cercare immediatamente De Santis, chiamata la ripetizione della battuta. E Villo Slada ci sta entrando bene questa partita, non aveva fatto un brutto primo tempo, 4-5 parate importanti al servizio della squadra, poi la difesa non aveva tenuto ugualmente, la ripresa invece sta salendo in cattedra. Vero, aveva iniziato molto bene i primi minuti della partita, poi complice anche una difesa non perfetta. Gol di Tomovi, Tanic e punteggio 23-21. È entrata molto bene anche Tanic in questo secondo tempo, meno 2 per l'Ariosto con ancora tanto da giocare. Prova Maffo, Arubi, forse era già in area Arubi, qui ci sarebbe anche da guardare, perché se viene chiamata la difesa in area di Manfredini, Arubi però era dietro, e quindi anche questa è una situazione da rivedere. Cambio in porta, fuori Villo Slada, dentro Vitale, anche per provare a trovare qualche confidenza anche da parte di Gabriela Vitale. Andrà Karel Diogap contro Gabriela Vitale, prova a ipnotizzare la 4 di Padova, Vitale non ci riesce, torna sul più 3 Padova. Ormai questa forbice sta caratterizzando questi minuti, però di sicuro è una partita più combattuta, più equilibrata e anche più bella, perché nel primo tempo le troppe amnesie difensive di Ferrara avevano consentito all'abilità e alla classe di Padova di allungare nel punteggio, hanno sviluppato un break, è stato ricucito. Ora Tomova non riesce a trovare lo specchio della porta. Tomova qui non c'entra la porta, Diogap prova a ripartire, c'è il fallo da parte di Manfredini, meno 3, ma c'è un possesso da difendere, 8 minuti di ripresa. Maffo per Iarrua, Diogap, Meneghini, Maffo ancora, passi, corretta la segnalazione all'arbitro, con Manfredini che fa ripartire Marocchi, gran palla per Fabbricatore, para Brock, qui forse Marocchi non gliel'ha data precisissima, Fabbricatore ha dovuto trovare un tiro un po' di fortuna. Forse Marocchi poteva anche puntare in porta, aveva appena un avversario di fianco, invece ha tentato l'apertura per Fabbricatore, complicato riuscire a conquistare la sfera, poi ha trovato anche l'equilibrio per concludere, ma brava Brocchi, il portiere avversario, a respingere la conclusione. Anic per Soglietti, meno 2 per Katia Soglietti,
meno 2 e adesso la partita è molto aperta. Bella partita, bel secondo tempo, però la qualità di Garrua riporta Padova a più 3, d'altronde bisogna fare i conti con la qualità delle ragazze del Cellini Padova, che non ci stanno a guardare la rimonta di Ferrara senza provare a reagire. Punteggio ora di 25-22, partita aperta, partita che presumibilmente si arriverà fino ai minuti finali in equilibrio. E rilancio, deve tenerle a 32, Pitomova trova un gran gol. Ferrara, se vuole provare a vincerla questa partita, deve tenere a 32 reti, non di più Padova. 32 che è anche più o meno la media stagionale di reti incassate. Maffo, Marrocchi, e c'è il rigore con Maffo che finisce a terra. Ci sarà anche i 2 minuti probabilmente per Fernanda Marrocchi. Ferrara che resta in inferiorità numerica con Karel Diogap che torna sulla tacca dei 7. Villo Slada contro Karel Diogap. 20 al termine di questa partita, più 2 Padova. Diogap non abbocca la finta, Villo Slada poi mette dentro. Questo è un gol pesantissimo, 6° gol per Karel Diogap, ne ha segnati 8 Egyanruva dall'altra parte, e a quota 8 Tomova. Sì, Tomova protagonista assoluta di questo secondo tempo, nelle file di Padova invece più distribuita il conteggio delle marcature. Una delle poche azioni ragionate in questo secondo tempo, con Tomova e Tanic che orchestrano per Soglietti. Tanic carica il tiro ma perde il pallone, fischio arbitrale. Attenzione al pallone per Fabbricatore, Parabroc la salva, anzi no, la rimessa è per Ferrara, più 3, attenzione a De Santis che potrebbe anche pensare di entrare, può ragionare Ferrara. Tomova per Tanic, non è ben, sa benissimo la difesa di Padova. De Santis ancora, Tomova non arriva a questo pallone, Tanic viene strattonata da Maffo. De Santis ancora, eccola la chiamata di passivo. De Santis mette nel mirino Diogap, uno contro uno di forza. De Santis, arriva il fallo ma dopo l'infrazione di passe, allora semplice 9 metri, deve trovare un tiro Ferrara. Tomova si alza, la deviazione, para a due mani Brocca, attenzione al contropiede, si ferma il break positivo di Ferrara, in attacco Egyanruva, contropiede aperto, palla non prendibile. Ti do un dato, Beppe, ha segnato 14 reti in 30 minuti di Ferrara, ne ha segnate 9 in 9 minuti. Beh, il dato è eloquente, questa ripresa si sta vedendo una partita diversa, l'Ariosto è mentalmente concentrata, difensivamente è un altro Ariosto rispetto ai troppi tiri semplici concessi nel primo tempo. Ora azione manovrata con Padova che difende e De Santis che serve Tomova. Molto brava Meneghini a bloccare l'incedere. Però Ferrara una cosa buona, molto buona l'ha fatta, non ha preso break in inferiorità numerica, adesso è in parità nuovamente, è un'altra partita, altro passivo. De Santis prova la conclusione, Brock smanaccia dopo la deviazione, poi prova a far ripartire Maffo, è messa male Ferrara in difesa, palla per Diogap, Diogap si inserisce, grande gol, tutto forza da parte di Diogap. È inarrestabile questo atleta quando parte, e Tanic ha raggiunto la terza infrazione. Rosso di Tanic, è il terzo 2 minuti, si sapeva che era a regime di 2 minuti. Questa è una grave perdita per l'Ariosto, perché Tanic stava facendo una grossa partita. Secondo tempo decisamente aveva alzato il livello della sua prestazione, tenace in difesa e abile ad organizzare il gioco in fase offensiva, quindi inferiorità numerica per Ferrara e resto della partita senza la sua straniera, la centrale bosniaca, che in questo secondo tempo aveva decisamente alzato il livello della sua prestazione. Lo aveva alzato tanto davvero. Esce dal campo Maja Tanic,
si può riprendere con il pallone che adesso verrà giocato da Ferrara, ancora una volta in inferiorità numerica. De Santis, tante le esclusioni oggi per Ferrara, soprattutto nel primo tempo, questa continuità di infrazioni che lasciano la squadra inferiorità numerica si era un pochino limitato nella ripresa, ora questa di Tanic è veramente pesantissima per l'Ariosto. Persa la palla da Soglietti, attenzione al contropiede con la possibilità da parte di Arubi di andare dritto per dritto. Sara Arubi mette dentro il gol del nuovo più 5. Ferrara non deve vanificare quello che ha fatto di buono nei primi 10 minuti, deve cercare anzi di rimanere molto attaccata a questa partita, Beppe. Non sarà facile, parlavi di una montagna da risalire a inizio ripresa, c'è stato un inizio clamoroso per intensità e qualità di Ferrara, ora le cose si cominciano a complicare nuovamente. Tomova si stampa sulla traversa, non è neanche fortunata l'Ariosto Ferrara. No, perché qui in doppio appoggio il pallone non è decollato molto, ma quel tanto che basta da stampare l'incrocio dei pali. 23-28, adesso Padova attacca per il più 6. Ferrara ha speso mentalmente moltissimo per rientrare, a un certo punto ci ha anche creduto. Il rosso di Tanic taglia un po' le gambe. Assolutamente sì, condivido con te, grandi energie soprattutto difensive. Sbaglia questa volta Diogap, però l'arbitro ancora una volta sanziona la difesa di casa con Fabbricatore piegata su se stessa. 2 minuti anche per Luciana Fabbricatore. Ferrara veramente sta in questo momento, dopo averci creduto, sta attraversando un momento decisamente complicato. Penalty per Padova con Karel Diogap che ancora una volta si troverà da sola di fronte a Viloslada. Sì, è anche vero che così però la partita è ingiocabile, perché insomma a 5-6 esclusioni di media per tempo, insomma, si fa molta fatica a giocare una partita. 13° minuto di gioco, Karel Diogap mette dentro ancora, perfetta Karel Diogap da quando ha sostituito Gian Ruva dall'attacca. 23-29, parziale aperto pesantissimo per Padova, che è tornata su una situazione di sufficiente tranquillità da un punto di vista del margine. De Santis, Tomova, difende molto alta adesso Padova, arriva al passivo, la palla è per Soglietti. Soglietti non riesce a liberarsi della morsa di Karel Diogap. De Santis, la palla per ancora Tomova, il fallo su Soglietti da parte di Karel Diogap. Ci sono proteste, molto molto intensi gli interventi di Padova. Tomova prova ad andare alla conclusione, persa la palla, Sara Arubi se ne può andare in contropiede, si palleggia sui piedi e Diogap va a trovare Villoslada, ancora Arubi, traversa e poi gol, il gol di Arubi. Però qui si è perso il metro arbitrale, così però se si concedono anche le palleggiate sui piedi diventa complicato. Molto complicata, va a incidere anche sull'aspetto mentale, perché come dicevi giustamente tu qualche attimo fa, ha speso molto, ora c'è anche l'ammonizione per un inviperito Carlos Brito, coach delle padroni di casa, con ennesimo sconciliabolo fra giudice e Tieghi dello staff di Ferrara. Situazione abbastanza delicata, Ferrara ha speso molto mentalmente, ora dopo aver ricucito sul punteggio si trova nuovamente a dover rimontare in una situazione molto delicata. E beh, di fatto adesso si è ritornati in 5 minuti, si è vanificato lo sforzo di 10 minuti perfetti, il più 7 è ritornato a campeggiare sul tabellone, un po' di scoramento adesso fra le giocatrici dell'Ariosto con Tomova, che in questo caso se il metro è quello andava premiata con un 2 minuti. De Santis prova ad entrare di forza, c'è un'altra chiamata di 9 metri, pallone allontanato da parte di Egian Ruva, anche in questo caso sarebbero 2 minuti. Soglietti prova ad attaccare esternamente, si aiuta col palleggio, trova un gol difficilissimo Katia Soglietti, arriva in 2 minuti di Arubi. Te la dico francamente, se non è di compensazione questo, non esiste la compensazione.
forse ha fatto la somma di tutti i falli che si sono visti nelle ultime due azioni di gioco, e ad appagarlo è stata Rubi, che ha fatto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma ce n'erano altre di infrazioni da sanzionare contro Padova negli ultimi due o tre minuti di gioco. Parità numerica in campo, perché c'è fuori anche Luciana Fabbricatore, ovviamente ne beneficerà prima Ferrara della superiorità, con un meno 6 che di fatto impedisce a Ferrara di sorridere, perché a 15 dal termine c'è tutto da rifare dopo quanto di buono fatto nel primo tempo. Eghian Ruva, la palla per Prela, Meneghini, la palla per Eghian Ruva, grande giocata qui di Eghian Ruva, che poi commette passi, il contropiede cercato da Ferrara con Tomova che spinge il palleggio, Tomova uno contro tutti, Tomova, c'è il fallo, qui però la palla andava fatta girare. Sì, a volte lo ha la giovane bulgara questo eccesso di, non voglio usare il termine egoismo perché è un brutto termine, però deve imparare con la visuale periferica a vedere la compagna meglio piazzata e imparare a scaricare. E qui Ferrara viene vista molto bene da Fabbricatore, il gol del meno 5, 16° minuto della ripresa. Resta una partita molto bella nonostante tanti fischi, e di fatto una Padova che la partita la potrebbe chiudere. Beh, Padova non è la prima volta, non è il primo break nel secondo tempo, sembrava dopo l'espulsione di Tanic aver espresso la spinta definitiva, ma l'Ariosto non ci sta a morire, non ci sta a bravura ancora una volta di Dioga, che porta a 31 le marcature delle ospiti. Soglietti dall'altra parte, Parabroc, c'è la rimessa in favore dell'Ariosto. Diciamo che Carella di Ogap non ha la minima voglia di far festeggiare Ghiarruva con la maglia da MVP, e qui probabilmente c'era un'inversione, anzi senza probabilmente, qui la palla andava data a Padova perché Tomova l'aveva malamente persa. Tomova dentro per Marrocchi, segna sotto fallo Fernanda Marrocchi, 26-31, paradossalmente si può ancora fare. Altro colpo di reni dell'Ariosto Ferrara, che sta con i denti, con la volontà e con la forza fisica rimanendo dentro il match. Padova si sta dimostrando una formazione forte, di qualità, e con le bocche da fuoco sparse per tutto il roster, non una o due giocatori da limitare, ma sono tante le ragazze pericolose, e l'ha dimostrato adesso con un gioco a due di Ogap e Ganrua di altissima qualità. E questa è una giocata da giocatrice esperta da parte di Diogap per Eghiarruva, sta facendo una grande partita anche Vanessa Diogap, meno esplosiva da un punto di vista del tabellino, tre reti per lei, ma tanto preziosa anche in difesa. De Santis, la palla per Tomova, Tomova fa tutto da sola e trova un gran gol, ancora una volta Tomova che va a scoccare la rete numero 9 della sua partita, 32-27, anche in questo caso però probabilmente la spintina c'era stata. La difesa di Padova non esita a mettere le mani addosso, è sempre al limite del fallo, non sempre gli arbitri vedono, anzi il metro arbitrale non sempre è lineare, soprattutto Ferrara ha subito troppe volte delle infrazioni, delle sanzioni che hanno lasciato in inferiorità numerica. Ancora di Ogap con altissima qualità supera Villoslada. Vanessa va a mettere dentro un gol dall'ala, non esattamente la specialità della casa. Ferrara, la palla per Tomova, Tomova ci deve ripensare, la palla per De Santis, Soglietti cerca De Santis, Tomova ancora, prova ad andare dentro da sola, trova il gol, 10° gol per Mari Tomova. Sì, siamo tornati come nella seconda fase del primo tempo, l'Ariosto Ferrara e Mari Tomova in fase offensiva. La giovane bulgara sta producendo tantissimo, qualche errore, qualche volta troppo eccede in personalismi, però è l'unica che vede la porta con continuità, va detto, insomma il portiere avversario Brock è l'unica che sta soffrendo, è la bulgara dell'Ariosto Ferrara. Fa 11 Tomova, Villoslada, che parata pelle d'orso su Maffo, si può spingere in contropiede per Ferrara con Soglietti che sbaglia,
persa da parte di Soglietti, contropiede 1 contro 0 di Egyan Ruva, e Egyan Ruva mette dentro il più 6. Peccato mortale qui dell'Ariosto. Peccato, perché poteva essere il pallone che avrebbe riavvicinato ulteriormente Ferrara per magari un finale di partita incandescente, invece una banalissima persa questa volta dall'esperta Katia Soglietti. Ha concesso un contropiede a campo completamente aperto che Viloslada nulla ha potuto, quindi il punteggio, la forbice si riallarga nuovamente, 28 per l'Ariosto Ferrara, 34 per la Cellini Padova. 28-34, io avevo battezzato come quota giocabile per questa partita, 32 già super di gol fatti da Padova per Ferrara, è già 34 in media rispetto al primo tempo. È andata oltre, perché nel primo tempo Padova ha prodotto 21 reti, ovviamente sono meno quelle subite nel secondo tempo, perché sono soltanto, si fa per dire, 13, però di base non basta Ferrara aver praticamente doppiato la prima frazione di gioco con ancora 11 minuti da giocare a livello di produzione reti. Non erano pochissime le 14 fatte, ma le 21 subite rendono difficilissima la partita. Decisamente troppe, se vai a sommare anche che Ferrara dovrà disputare questo finale di partita senza Tanic, che va a sommarsi alle assenze di inizio partita di Crosta e di Lobiundo, di conseguenza Coach Brittos dovrà attingere alle seconde linee, se vogliamo chiamarle così, perché in realtà sono tutte giocatrici in grado di giocare titolari tranquillamente, però tre assenze hanno un peso importante nel panorama di una formazione che in questo momento è in difficoltà, 0 punti in classifica. L'extra player coach Carlos Britos, che si gioca il tutto per tutto, persa da Tomova con Egyan Ruva che a porta vuota deve solo mettere dentro, e adesso la partita è difficile da giocare. Difficile, sono già 4-5 le palle regalate a Cellini Padova, che non aspetta altro che concretizzarle. Il punteggio ritorna ad avere proporzioni eloquenti. Brava Katia Soglietti che ricuce le distanze, 35-29 a favore della Cellini Padova. Attacca Padova con Egyan Ruva, Soglietti riesce a fare interdizione, poi Viloslada per Fabbricatore. Viloslada due manine, niente male, in contropiede. Bravissima ad aprire il contropiede, brava a lanciarsi senza palla Fabbricatore, ricezione perfetta, e a tu per tu con Brock non gli ha dato scampo, arrivando anche a Ferrara a quota 30 quando mancano 9 minuti alla fine della partita. 35 per chi attacca, 30 per chi difende, 9 al termine della partita, difficilissima da recuperare, però insomma nominalmente si potrebbe ancora fare. Diogap va a sfidare Manfredini, tutto aperto per Meneghini e trova il gol. Questo gol, se non la chiude, la indirizza tanto. Decisamente. Ora si devono tornare a parlare di miracolo, l'eventualità recupero di Ferrara. Ci prova ora Marocchi, non è neanche fortunata l'Ariosto, perché Marocchi si gira perfettamente con piede perno, per usare una terminologia cestistica, bella la conclusione, ma palla che si stampa sulla traversa. È decisamente sfortunata Marocchi, perché aveva fatto un movimento complicatissimo prendendo con i polpastrelli una palla praticamente inarrivabile. 36-30 alla palla del KO Padova, a 8 dalla fine. Qui invece la sciupa Manfredini, pallaccio di Manfredini, che regala il pallone a Diogap. Diogap si libera di Soglietti e segna il gol che forse chiude la gara. Sono già due delle ultime tre reti, l'Ariosto le ha concesse sbagliando degli appoggi laterali apparentemente molto semplici, campo aperto per le ragazze della Cellini Padova, e punteggio che ha preso delle proporzioni che indirizzano decisamente. Altra palla persa per Ferrara, ormai Padova può amministrare questo vantaggio e Ferrara è chiamata a cercare ora solo un miracolo. 7 gol in 7 minuti sono un qualcosa in più che un miracolo, anche perché il peccato mortale per Ferrara, alla luce di quello che abbiamo visto nel secondo tempo. Assolutamente si è vista un'altra Ariosto Ferrara, peccato che a cavallo della metà della ripresa l'espulsione di Tanic
e le troppe palle perse hanno concesso quelle 3-4 reti a Padova, che meritatamente si è portata in vantaggio. Ora con bravo Viloslada ancora una volta, e un'altra palla persa. Sembra che si voglia regalare. Festival dell'errore, Diogaf spara alle stelle, un pallone regalato dal portiere di Ferrara. Tanti errori per Ferrara, qui prova Fabbricatore che trova Marrochi. 37-31, partita complicata fin dai primi possessi. Marrochi mette dentro il gol numero 4. 37-31, 37 gol concesse in 54 minuti in casa, sono tantissimi. Padova ora amministra, non corre più. Padova può giocare anche col cronometro, portando le proprie azioni di gioco offensive al massimo del tempo consentito, per poter anche far trascorrere tempo. Ormai mancano meno di 6 minuti al termine, 6 reti di vantaggio sono un bottino cospicuo, sono un bottino tranquillizzante per la formazione veneta. Maffo chiama alla conclusione Gianruva, arriva probabilmente, e qui però andava fischiata l'inversione di possesso, invece arriva il gol e 2 minuti per Marrochi che chiudono probabilmente la partita. E direi che questi 2 minuti di Marrochi, gli ennesimi per le ragazze in divisa nera di Ferrara, che forse in questa partita hanno pagato caro il prezzo del metro arbitrale, e rosso anche per Marrochi, che saluta tutti e si indirizza verso gli spogliatoi. Ormai per Padova si avvicina la conquista dell'intera posta in palio in trasferta, 2 punti importanti per la Cellini, e Ferrara continua il periodo negativo, continua ad essere, se non ci saranno miracoli, ancorata a 0 punti, e rimandare alla prossima sfida l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. Tantissime, 6 sconfitte in 6 partite. Sono veramente tante, anche perché c'erano tanti scontri diretti, penso a Leno, a Casalgrande, qua in casa con Padova. Bisognerà, si va a giocare a Malo, si giocherà contro Mezzo Corona. Ferrara deve provare a svoltare questa stagione, perché insomma adesso la classifica è tanto pesante, il ritardo comincia a essere notevole. È vero che ci sono anche i play out, ma insomma posso immaginare che insomma in questo momento il ragionamento di Ferrara sia un altro. Beh, io penso che i programmi iniziali siano variati, complici questo avvio di stagione impronosticabile e peggiore della più nefasta delle aspettative, perché trovarsi dopo ormai 6 partite a 0 punti nessuno lo poteva prevedere, e questa è una situazione che obbliga a cambiare dei programmi di partenza, pensare a ricimolare i punti per almeno evitare l'ultimo posto, giocarsi i play-out, poi se arriverà qualcosa di meglio, applausi alle ragazze, però concentrati fino a fine stagione, perché non si può lasciar prendere dallo scoramento e dalla demoralizzarsi. Attacca Padova, nuovamente ringalluzzita dalla chiamata dell'arbitro, ha fischiato un 9 metri. Che riconsegna il possesso a Padova, che va verso il 56esimo minuto. Maffo trova Prela, imprendibile questa palla per Arubi, che deve lasciare il pallone, il possesso a Ferrara, che riparte per l'ennesima azione offensiva. Sono stati giocati comunque tanti possessi anche da Ferrara, nonostante la sconfitta. Tomova qui va a segnare, 34-38, per Tomova fanno Beppe 12. Beh, direi che nel secondo tempo ha tenuto sulle spalle lei la fase offensiva dell'Ariosto, andando decisamente, erigendosi come principale terminale offensivo. Un qualche errore, forse qualcuno di troppo, ma anche tante conclusioni veramente da applausi. Purtroppo non sono bastate contro la coralità degli attacchi di Padova. Fabbricatore servito in verticale da Viloslada. Soglietti va a cercare il centro, viene messa giù Soglietti, il fallo di Arubi. 34-38, 3 minuti e 20 al termine della partita. L'Ariosto attacca per il meno 4,
De Santis, la palla per Tomova, fabbricatore, ancora Tomova, fa tutto da sola, arriva la persa, anzi no, fischio che riconsegna il possesso a Ferrara. Manfredini, fabbricatore, 57esimo sul cronometro, chiamato passivo a Ferrara. Soglietti trova il varco, strattonata Soglietti, c'è il fallo. Tomova si alza, 13esimo gol per Mari Tomova. Oggi ha sparato credo almeno 25 tiri Tomova. Almeno 25 tiri, direi che nel secondo tempo più della metà dei tiri complessivi di Ferrara sono partiti dal suo braccio destro. Brava a trovare lo specchio a porta, qualche errore di troppo, però la colpa la do alle sue compagne che non hanno spalleggiato la Tomova per poter avere un attacco più corale. Rischia la persa Padova, arriva il fischio da parte dell'arbitro che riconsegna il possesso. 58 minuti al Boschetto, c'è l'attacco da parte di Diogap, Ivana che trova la rete che spezza definitivamente le resistenze di Ferrara. Tomova dall'altra parte, è un attacco praticamente solitario, Tomova sceglie De Santis, il fabbricatore, trova il fischio degli arbitri, c'è anche il rigore e probabilmente c'è il 2 minuti per Arubi. Andrà Soglietti sul disco, sull'attacca dei 7 per cercare il nuovo meno 4, andando anche già in logica di commento, è impossibile vincere una partita con 40 gol subiti. Beh, quella è una sentenza, quando subisci 40 gol per segnare ci vuole, per vincere ci vuole una prestazione offensiva da ricordare. Quando subisci 40 gol, ma complice è il primo tempo veramente veramente deficitario dal punto di vista difensivo della Rioja. Gioca stretto Padova, va vicino anche alla chiamata del passivo perché di fatto rinuncia all'attacco. Qui Maffo riesce lo stesso a trovare Diogap, molto brava Karel Diogap che segna la rete numero 40, finito lo spazio per Karel Diogap per le reti segnate. Palla persa da De Santis, manca ormai un minuto al termine, palla persa per l'Ariosto, 40-35. Ribadiamo, non si vincono le partite con 40 gol presi. Assolutamente no, primo tempo veramente incolore di Ferrara, una ripresa con una reazione rientrati dopo l'intervallo che ha portato Ferrara a rimontare, arrivare almeno 2, poi dopo ha speso tanto mentalmente e alla prima negatività non si è più saputi reagire. Palo ora di Diogap, anzi di Ngorrua, e nuovamente palla persa. Troppe le palle perse, si butta il contropiede Padova con Eghian Ruva che va a sbagliare il passaggio per Diogap, c'è la palla persa con il recupero di Villoslada che pure aveva parato l'ultimo tiro. Ariosto che può chiudere con il pallone anche se con una sconfitta questa partita. Manfredini trova il gol, qui forse c'era anche un'invasione ma ormai siamo in pieno garbage time. Sì, 40 gol subiti e Villoslada che forse fa la prestazione interna migliore di tutto il suo campionato, quindi è un dato che fa riflettere anche questo. Termina 40-36 la partita, Padova possiamo dire con merito espugna il Pallaboschetto e aggiunge 2 punti alla propria classifica. Per Ferrara continua questa via cruci di questo avvio di stagione, ancora 0 punti, 40 punti subiti e in casa Ariosto Ferrara c'è da lavorare. Chiedono alle squadre di tornare in campo per far battere il tiro franco, ovviamente sta nelle possibilità di Padova anche mollare il pallone, però questa è arrivato il fischio prima della fine del match e quindi serve che una giocatrice di Padova vada a battere. Vedremo quale sarà la scelta da parte della tiratrice designata, probabilmente, anzi no, tira, manca la porta, palla che finisce direttamente sul fondo. Grazie Beppe Celeghini. Grazie a te, un saluto a tutti. Padova sale a quota 5 punti in classifica, per Ferrara invece è buio pesto, 0 punti in 6 partite. A presto.
ti mando io il link.